ci sarà andata e ritorno, cioè chi entra da una parte e chi esce dall'altra, no? Cioè era abbastanza evidente, in modo tale da utilizzare questa arteria per decongestionare appunto l'ingresso alla città. E questa è la prima parte. Poi a mio parere, c'è nel piano dell'ANAS c'è il tratto che riguarda la Caserta Sud Benevento. Io ho chiesto direttamente all'ANAS e alla Regione di avviare da Caserta Sud verso Benevento, ma da Benevento andando verso Caserta. Quindi l'idea con i tecnici dell'ANAS è quella di arrivare verso Ceppaloni come prima fase. Oggi voglio ringraziare la ditta Moccia e l'avvocato Sorrentino rappresenta, perché insomma abbiamo lavorato con i tecnici nostri in grande collaborazione e con grande capacità di intenti. Loro hanno dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione, abbiamo ritenuto che fosse più giusto che si intestassero quest'opera anche da parte loro, che diciamo dà una forma di elemento di vitalità alla città di Benevento, evitando ingressi spaventosi e grovigli di macchine che appesantiscono sia sul piano dell'atmosfera e quindi dell'inquinamento, sia sul piano appunto del rallentamento l'ingresso nella città. Peraltro qua ne guadagna l'aria, credo vi dirà poi l'avvocato Sorrentino che ci saranno altre iniziative che verranno qua, quindi lui può spiegarvi e dire perché c'è un interesse e una sorta di attrattiva seduttiva della città di Benevento nei confronti di aziende che vengono. Quest'area si è rivelata, diciamo, felice, no? E poi appunto l'ingresso della città coincide, però se tu arrivi qua e dopodiché per uscire è un casino incredibile, oggi la gente magari va da qualche altra parte o finisce di andare in altra provincia della Campania. Invece questa è una cosa di grande interesse pubblico e quindi questa collaborazione pubblico-privato che sfocia interesse pubblico è la cosa, diciamo, che per quanto mi riguarda la ritengo valida da portare avanti anche in altre circostanze. Il nostro piano di sviluppo prevedeva e prevede la realizzazione di Decathlon, che è aperto alcuni anni fa, e un'altra piattaforma commerciale qui, proprio al di sotto di dove ci troviamo noi, che ospiterà quasi sicuramente una società internazionale del settore del bricolage e un'altra società internazionale del settore abbigliamento. E quando abbiamo avuto il piano urbanistico approvato, il sindaco ha spinto molto affinché gli oneri di urbanizzazione nascenti da queste iniziative fossero indirizzati verso il miglioramento della viabilità. E quindi abbiamo effettuato il progetto di questa strada, una parte era già stata realizzata ma era in condizioni, diciamo, di dissesto, quindi noi sistemeremo questo tratto interno di circa 800 metri. Sistemeremo il secondo tratto che è pubblico e che avevamo già ampliato in occasione dello sviluppo di Bonvento, ed effettueremo un primo intervento sulla Serretelle che andrà poi integrato con dei fondi pubblici per la definitiva sistemazione. Il tutto avverrà, ritengo, entro un anno o un anno e mezzo, quindi di pari passo con la realizzazione della piattaforma commerciale.